Nella giornata mondiale per l'eliminazione della violenza sulle donne è doveroso ricordare che per l'Arma dei Carabinieri la tutela delle vittime di violenza rappresenta un settore strategico delle politiche di prevenzione e contrasto del fenomeno. Tante sono state le azioni concrete per innalzare il livello di protezione assicurato alle vittime di violenza, tra cui la creazione di una rete nazionale di monitoraggio sulla violenza di genere già nel 2014 e il progetto Una stanza tutta per sé, che ha consentito di realizzare presso numerose caserme dei carabinieri, sale dedicate all'ascolto delle vittime, dotate anche di arredamenti studiati per renderle più accoglienti e usate per la registrazione delle audizioni protette. Protagonisti di questo impegno in difesa delle donne vittime di violenza e con un lavoro silenzioso ma quotidiano si muovono anche i carabinieri della Legione Calabria, guidati dal generale di brigata Pietro Salsano. In Calabria finora sono state create 8 stanze tutte per sé, a Cosenza, Crotone, Catanzaro, Lamezia Terme, Soverato, Locri, Palmi e Reggio Calabria. Proprio questa sera, nell'ambito della campagna internazionale Orange the World, lanciata ogni anno da Soroptimist, molte caserme saranno illuminate di arancione, colore scelto a simbolo di un futuro senza violenza di genere, per ricordare a tutte le vittime che c'è un luogo sicuro a cui rivolgersi. Nella regione, l'attività di sensibilizzazione e contrasto attuata dai carabinieri ha fatto emergere che il reato maggiormente commesso è stato quello di maltrattamenti, che ha rappresentato circa il 50% dei delitti spia del 2021. Ciò conferma che la forma di violenza più grave è quella che si consuma all'interno delle mura domestiche. Nel corrente anno ben 113 sono state le persone arrestate per la commissione di reati spia e più di 800 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria. Di fondamentale importanza sono le attività di prevenzione e la formazione di una cultura sociale di legalità diffusa, a cui l'Arma ha sempre contribuito. Subire violenza da un altro essere umano, soprattutto nelle relazioni di fiducia, ha un forte potenziale traumatico, sia a livello biologico che psicologico. La violenza è soprattutto uno strumento di potere e di controllo che si autogiustifica molto spesso colpevolizzando la vittima e vivono un profondo senso di vergogna, come se tutto quello che stesse accadendo loro in qualche modo fossero loro stesse a provocarlo. L'Arma in questo ambito è particolarmente attenta anche grazie all'ingresso nella nostra organizzazione delle donne, che ormai ci hanno dato tante opportunità di migliorare alcuni aspetti anche del nostro servizio e che poi si traducono in scelte organizzative come quella che l'Arma si è data già dal 2014, investendo molto sulla formazione di alcuni militari di sesso maschile e di sesso femminile, proprio per affrontare questi fenomeni e cercare di capire quali sono i processi mentali che sono alla base dello scatenare la violenza con delle persone con cui si è vissuto magari tantissimi anni, si sono condivise scelte importantissime, magari si è avuta la fortuna di avere dei figli. Tra i miei primi incarichi ho accolto in un altro paese, quindi nel territorio reggino, ho accolto per la prima volta una donna che era venuta appositamente perché cercava qualcuno che potesse comprenderla fino in fondo. Ma ovviamente è più facile parlare con un personale femminile, questo non significa che gli uomini non siano in grado di farli, però in determinate condizioni e in eventi talmente spiacevoli e mortificanti anche da comunicare a un operatore di sesso femminile creerebbe un ulteriore disagio, un'ulteriore mortificazione. I primi rimedi contro la sofferenza legata alla perdita delle sicurezze di base e alla fiducia indubbiamente sono individuabili nella comprensione, nella solidarietà, ma soprattutto nell'ascolto non giudicante. Questo processo, oltre che di persone altamente specializzate, ha bisogno anche di un luogo fisico dove la vittima possa sentirsi a proprio agio e per affrontare uno dei momenti più delicati, ovvero la denuncia. Un luogo che possa restituire in qualche modo alla vittima quel senso di sicurezza e la possibilità di riappropriarsi di se stessa. E da qui nasce il progetto Una stanza tutta per sé, un progetto partito nel 2015 promosso da
for Optimis International e attuato grazie anche al sostegno dell'Arma dei Carabinieri. Purtroppo qui in Calabria, come nel resto del paese, ci sono numeri sicuramente abbastanza preoccupanti, perché abbiamo almeno avuto più di 1000 casi in un anno e si sono purtroppo replicati nel 2021, con ben 113 persone arrestate per questa ragione. Proprio gli ultimi sono di pochissime settimane fa, di una donna picchiata selvaggiamente da due persone. È un percorso difficile, questo lo sappiamo, ma devono sapere di non essere sole. Devono sapere che le loro parole, fosse anche quelle che nel mio caso, nel mio intervento, erano state pronunciate da una vittima che aveva così tanto sangue negli occhi da non riuscire a vedere e quindi sono state pronunciate nel buio, alla fine le hanno portato la luce di credere ancora che le cose si possano cambiare e che si possa uscire da quel tunnel in cui purtroppo sono incappate. Quindi soprattutto di avere fiducia nelle istituzioni, nell'Arma dei Carabinieri e nelle forze dell'ordine e quindi di denunciare, perché è l'unico mezzo che hanno per poter sorpassare quel tunnel e uscirne e finalmente vedere la luce. Non abbiate paura, non abbiate vergogna, rivolgetevi, fateci capire che avete bisogno, perché noi ci siamo e possiamo anche in maniera riservata darvi inizialmente un supporto e poi assieme arrivare alla soluzione del problema.